video, come state? Spero bene. Allora, oggi vi farò vedere un gioco a mia scelta e ho pensato che ogni lunedì vi farò vedere un gioco a mia scelta. Invece ogni mercoledì vi farò vedere un gioco, uno a mia scelta e uno consigliato da voi. Mentre il venerdì, come sempre, uno consigliato da voi. Quindi non direi di perdere altro tempo, ci mettiamo al tavolo e vi faccio vedere il gioco con le carte. Benissimo, per questo gioco ci serve un mazzo di carte, ovviamente regolare, sia di dorso che di faccia. Non ci sono né preparazioni né niente, può essere esaminato, mescolato e tagliato quante volte si vuole, così. Adesso, questo gioco si chiama I quattro acrobati del mazzo. Perché si chiama così? Perché nel mazzo ci sono quattro carte, ovvero le tre figure di picche e l'asso di picche, che sono i tre migliori acrobati del mazzo. Quindi adesso li andrei a cercare. Quindi in questo caso abbiamo l'asso di picche, che lo troviamo qui, la donna di picche e il re di picche, che sono vicini, e li tiriamo fuori. Poi abbiamo, aspettate, farà un po' meglio, abbiamo il jack di picche e l'ultimo, no, ci sono tutti, ecco qua. Adesso ovviamente tutte le carte sono mescolate, se le faccio vedere un po' lentamente, possono essere tagliate, così. Adesso ve le descrivo un pochino. Il jack di picche, appena iniziato, ancora un po' un principiante, ma sa già fare qualcosa. La donna di picche è già un po' brava, è già molto meglio del jack. Il re di picche invece è già un professionista, è già molto molto bravo. L'asso di picche invece, so cosa pensate, che sia il migliore tra tutti, ed è così, è il maestro più bravo tra tutti. Non si vede un acrobato così bravo al giorno d'oggi. Quindi li vado a lasciare in questo ordine nel fondo del mazzo, così ricordatevelo, e vado a prendere il jack di picche e lo lascio qui. Poi in seguito prendo la donna, il re e l'asso. Aspettate, ecco. Adesso, come ho detto, ovviamente le carte sono mescolate completamente. Il jack è ancora un po' un principiante, ma sa già fare il salto mortale. Quindi se noi mettiamo le carte sopra il jack, lui con un salto mortale va in cima. No, lo lascio qui. La donna invece è capace di fare il contrario, di andare in cima, fare un salto mortale all'indietro, così andando in fondo. Eccola qua. Sta per arrivare il vero spettacolo. Il re di picche invece è in grado di andare in mezzo al mazzo, girato rispetto a tutte le altre carte, in mezzo, fare un doppio salto mortale più mezzo, così da andare in cima, andare in fondo, andare in cima e rigirarsi, quindi andando in cima rigirato come tutte le altre carte. L'asso di picche invece è il mio preferito, perché adesso è lui quello che darà il tocco finale. Si mette in mezzo, girato come tutte le altre carte, lui in grado di fare il triplo salto mortale più mezzo. Quindi andando in cima, in fondo, in cima, in mezzo e girato rispetto a tutte le altre carte, e si gira di faccia. E questo è il gioco dei quattro acrobati del mazzo. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Questo era il gioco dei quattro acrobati del mazzo. Secondo me è molto molto bello, ovviamente l'ho scelto io, è una mia decisione, a me piace molto, e mercoledì invece me ne consiglierete uno voi e uno scelto da me, come ho già detto prima. Non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!